Ovviamente. La Cina, per quanto riguarda l'energia eolica, si è data un target che da 30 gigawatt è passato a 100 gigawatt, perché l'accelerazione è tale per cui gli standard stanno modificandosi rapidamente. I programmi di efficienza. Per quanto riguarda i programmi di efficienza, per esempio il Giappone utilizza il concetto di top runner, il campione, cioè il concetto di spingere i target e fare in modo che aziende di diverso settore abbiano obiettivi divisi e in tempi ben determinati. Anche qui vedremo alcuni risultati abbastanza impressionanti. L'Inghilterra, per quanto riguarda l'efficienza energetica, è ampiamente al di sopra delle sue aspettative per il 2016 e in realtà invece del 9% si sta traguardando sul 18%. Lo stesso per altri paesi. L'altro meccanismo interessante è quello degli standard che si costruiscono volta per volta. Allora, la Germania, per esempio, ha una serie di standard nel campo dell'efficienza energetica e della taglia di CO2 che si stanno modificando, vedete, una nel 94, nel 2002, nel 2007, nel 2009 e così via. Cioè, quindi un continuo aggiornamento degli standard e degli obiettivi. Qui vedete un esempio del Giappone, sull'Energy Conservation Center del Giappone, in cui questi sono i vari settori che sono stati interessati da questo programma di Top Runner, e vedete che per esempio nel campo dei computer ci si era posti un obiettivo nel 97 per il 2005 di un taglio dell'83%, questo obiettivo è stato raggiunto nel 2001. E così per i vari settori che sono qui riportati, per esempio nei frigoriferi nel 98 è stato dato un obiettivo a meno 30 e hanno raggiunto meno 55%. Ecco, cosa significa questo? Ecco, questo significa che come si può lavorare bene su questi obiettivi, come utilizzarli e massimizzarne l'effetto per un paese per il mondo intero. Il ciclo dell'innovazione della green economy deve avere diversi tipi di elementi e deve arrivare a quello che si chiama induced incremental innovation, cioè un'innovazione incrementale indotta. Quando si fa un'innovazione su quella, e se c'è un network positivo di interazione tra diverse imprese, e anche una connessione tra target ambiziosi dal punto di vista istituzionale, effettive politiche, perché se non ci sono effettive politiche che poi vengono fatte rispettare, evidentemente questo sistema non si mette in moto, alta penetrazione del mercato. E ovviamente dall'altra parte queste innovazioni producono più bassi costi, più alta ecoefficienza e più alte aspirazioni e maggiore accettazione di queste innovazioni nel territorio, perché la cultura permea il sistema fino a arrivare a rilevanti ecoinnovazioni che si aggrappano a queste innovazioni base. Quindi quello che si crea è un effetto volano per cui il sistema si accelera continuamente. E dove la ricerca e sviluppo interviene inizialmente a supporto delle modifiche delle varie tecnologie che si stanno sviluppando. Ovviamente la ricerca e sviluppo viene attivata dalle politiche che vogliono arrivare a determinati target, ma poi quando si genera questo effetto di indotto incremento dell'innovazione, poi la domanda viene da queste innovazioni alle istituzioni per nuova ricerca, quindi la ricerca che in qualche modo viene spinta dalle iniziative e dalla legislazione può diventare invece un elemento fondamentale di traino poi in modo autonomo, quindi diventa da reattiva a proattiva in qualche modo. Ecco, qui vediamo ancora alcuni i risultati di politiche ambiziose a supporto dei mercati della green economy possono stimolare che cosa? Innanzitutto invenzioni capaci di abbattere i costi. Qui vedete dei dati di McKinsey sull'abbattimento dei costi per diverse tecnologie per la produzione dell'energia, dalle biomasse all'eolico. Vedete che il fotovoltaico ha una potenzialità di riduzione dei costi fortissima e in Italia stessa stiamo vedendo che negli ultimi 2 anni c'è un precipitare dei costi. Quindi questo è il concetto che quando io innovo e creo nuova innovazione e creo nuove possibilità di abbattimento dei costi.
se mi fermo alla non conoscenza e cerco di vedere il futuro, è chiaro che mi spaventa. Quando c'entro dentro e incomincio a creare casi studio, incomincio a imparare dai casi studio, questo è un sistema che mi porta a sviluppare meglio il tutto. Lo stesso vale per i trasporti. Qui vedete ancora una volta le politiche ambiziose possono, a supporto dei mercati verdi, possono essere capaci di migliorare l'ecoefficienza anche di prodotti e di servizi. Qui vedete un esempio tedesco di Friburgo ed è un quartiere di 58 edifici, tutti quanti costruiti sono case passive, quindi non hanno bisogno di nessun tipo di input, quindi acqua, energia, tutto quanto viene rigenerato all'interno di queste strutture. Addirittura, parlando appunto con Martin Janik, sembra che queste case nel giro di 2 o 3 anni potranno essere capaci, rinforzando i sistemi di sviluppo, perché diventa un laboratorio praticamente in cui si sperimentano continuamente innovazioni. Questo tipo di sistema dovrebbe portare a caricare le macchine elettriche direttamente con l'energia che viene prodotta dai tetti di queste abitazioni. E le case passive in Germania stanno crescendo in maniera molto significativa, sono ancora un numero limitato, ma stanno crescendo in maniera molto significativa. È chiaro che man mano che crescono queste realtà, su queste realtà si innestano nuove innovazioni. Quindi un'innovazione vale l'altra, e non solo, ma anche la multidisciplinarità, perché in queste case c'è il fotovoltaico, c'è l'effetto dell'acqua, in pratica c'è un sistema che mettere a sistema, cioè questa è l'economia di sistema. E non solo, ma il cittadino impara, diventa lui stesso produttore di energia in qualche modo, lui stesso impara a capire l'importanza delle risorse. E qui vedete la situazione della Danimarca. La Danimarca cosa ha fatto? È passata da un sistema dove l'energia era prodotta a punti a una mappa completamente diversa. Quindi non è soltanto mappa delle energie rinnovabili, che permette anche una diffusione sul territorio molto più ampia e quindi un cambio culturale totale. È chiaro che per fare questo però ci vuole un'interazione fortissima tra le istituzioni che credano veramente in progetti ambiziosi e l'industria e la popolazione. Se non c'è questo cambio culturale che permea tutta la società, questi tipi di rivoluzioni diventano rallentate. Non è che non succeda, ma si creano dei germi isolati che non si mettono in collegamento tra di loro, e quindi non c'è quest'onda, questo effetto onda, che invece è l'elemento fondamentale per cambiare completamente il sistema. Qui è di nuovo la Germania, ma faccio vedere la Germania e l'implementazione dell'energia rinnovabile per collegarla a un altro concetto, che è quello dei brevetti. Sembra una sciocchezza, ma l'innovazione si fa con i brevetti. Guardate cosa succede. La Germania, che si vede male probabilmente questa linea, la Germania che ha investito pesantemente sulle energie rinnovabili ha cambiato completamente lo sviluppo dei brevetti, e questo è l'effetto secondario. Quindi io insisto su questo concetto del fatto che Copenaghen per noi è un'opportunità incredibile, perché permette di allineare le istituzioni e le tecnologie, la ricerca, la popolazione su obiettivi comuni, e quindi poter fare questo salto quantico. Quindi la priorità per la ricerca e la politica, la competitività per la green economy significa disporre di soluzioni tecnologiche vendibili ovviamente e rispondenti ai bisogni ambientali globali, tenendo conto di che cosa? Che l'era delle risorse a buon mercato e dell'ignoranza ambientale è finita. E le priorità non sono soltanto quello del clima, questo anche dobbiamo ricordarci. Il clima è uno dei 3 filoni fondamentali, ma c'è la crisi globale dell'acqua e la limitata disponibilità di materie prime a livello globale. Quindi una politica di Copenaghen equilibrata deve guardare al cambiamento climatico, ma deve guardare ugualmente a sinergizzare, parola bruttissima, anche questo aspetto con gli altri 2.